Ad un anno dalla scomparsa di Nando Spina, tutto il movimento padel crotonese si è ritrovato presso le strutture sportive dell'Academy Crotone per ricordarlo solennemente, per dedicargli quel campo di gioco dove un atroce destino ha deciso di portarselo via. Nando Spina era una persona che riusciva a coinvolgere, riusciva a farci sentire un gruppo unito, un papà meraviglioso, un marito splendido, un professionista, una persona che amava questo sport ed è il motivo perché oggi abbiamo organizzato questo primo meeting dedicando a lui il campo dove purtroppo l'anno scorso è successa la tragedia. È un evento molto sentito a Crotone perché vede la partecipazione di tutti i club padel di Crotone e di questi naturalmente bisogna ringraziarli e noi amici vogliamo qui ricordarlo come lui era abituato a fare, come un giorno di festa. Anche in questi momenti lui preferiva ridere, scherzare e noi siamo convinti che qui in mezzo a noi a prenderci in giro e penso che il miglior modo per stare vicino alla famiglia e ricordare la sua memoria sia quello di mettere in evidenza questi momenti di gioia proprio nell'onore, nella memoria di Nando Spina. Nando era uno di noi, non era un amico, solo un frequentatore del centro, assiduo, ma soprattutto era un grande amicone, era sempre lui che coinvolgeva, avevano un appuntamento fisso il venerdì per giocare e quello che è successo purtroppo ci ha colpito tanto. Nando è andato via l'anno scorso, ma forse è ancora qui con voi. Sì, mi piace pensare che sia così, che sia qui con noi, un po' a sdrammatizzare sicuramente anche le mie parole. Lui era un amante della vita, non ha perso neanche un minuto, è amante dello sport e dava il massimo, un po' come metafora della vita. E mi piace ecco, pensare che possiamo misurarci con i valori che rappresentava Nando, comunque l'amicizia, il rispetto, l'amore per la vita, cose che ecco, non devono andare perse. Sì, è difficile questo doppio ruolo perché era soprattutto un amico. Sono qui perché abbiamo condiviso decine e decine, forse centinaia di partite insieme. Credo che sia un gesto quasi dovuto e un momento di ricordo, un luogo, un campo che sarà a memoria di Nando e i futuri sportivi che si cimenteranno. Gli amici più cari, i colleghi del padel, gli hanno voluto dedicare anche un memorial che si svolgerà ogni anno proprio il 20 di luglio.